Ahimè, ahimè, sì, devo purtroppo annunciare che abbiamo spedito a Londra Mr. Romenko. In realtà Mr. Romenko si è recato a Londra per un'insolita circostanza, che il cielo lo protegga, non vi dico quale circostanza, e quindi adesso ci colleghiamo, faremo il primo tentativo internazionale con Londra, dove ci aspetta appunto Mr. Romenko. Mr. Romenko? Eccolo. Poi là, Pergolani. Grazie Roma, grazie Renzo, qui Michel Pergolani per l'Alta Domenica. Good afternoon. Good afternoon. Un avvenimento eccezionale this week, questa settimana. Abbiamo qui in England, in carne e ossa, for the first time in history, Mr. Mi siete organizzati, sciagurati. Mr. Romenko. Eccolo là che For the first time in my life. For the first Amici, ascoltatrici e amici, amiche, ascoltatori, e siamo amici. Arrivati in questa città che è e resta la capitale del Tanganica, dell'Inghilterra. Inghilterra. Dell'Inghilterra. Ci vuole il suggerimento. In questa capitale dell'Inghilterra ne succedono di tutti i colori. Vabbè, insomma, non so. Scusate, ne succederanno di tutti i colori. Forse perché c'è lei, caro Mister Romenko. Forse perché ci sono io e appunto, in Inghilterra, dicevo. Arrivato espressamente dall'Inghilterra. No, non può essere. Ah no, dall'Italia. È la logica. Perché infatti io sono arrivato espressamente dall'Italia. Sta benissimo, Mister Romenko. Mi trovo in questo momento a tu per tu con davanti la Royal Albert Hall. Sì, davanti. E di dietro ho quell'uomo seduto. Chi è? Quell'uomo lì seduto. Chi è? Che è Enrico l'Ottavo. Enrico VIII. Perché è Enrico VIII? Beh, questo vabbè, non lo so. Non sono sicuro, ma mi pare che Enrico sia ottavo perché ha avuto 8 mogli. No, ha avuto 8 mogli. Ma non è ha avuto 8 mogli, allora ha avuto 8 mariti. No, ha avuto 8 mogli, però ha non è. Ha avuto 8 mogli. Allora perché? Ma è l'Enrico VIII oh. Per successione. Infatti, prima e dopo di lui sono certo. Venuti altri Enrici. Enrichi. Enrici. Enrichi. Enrichi. Oh, tutti. Vede che quando vuole. Enrico I. Enrico III. Enrico II. No, Enrico II. Enrico IV. Enrico III. Enrico III. Oh. Enrico V. Enrico IV. Non sa contare. Quinto, sesto, settimo, ottavo, nono. Oh. Ma no, lui era l'ottavo. Oh, vabbè. Beh, insomma, lui è arrivato a un certo punto, questo Enrico. Lo hanno chiamato Enrico VIII. Ora io non c'ero lì a quel momento e non ho potuto impedirlo. Beh. E lui così si è insediato lì su quella sedia e ne ha fatte di tutti i colori, sbraitando come un ossesso. Che diavolo! Beh, che cosa ha fatto per diventare famoso? Ecco. Prima di tutto aveva delle grosse sfere. Come? L'uomo aveva donne a bizzeffe, donne a volontà. Beato lui. 8 donne. Vabbè. E pare inter nos che non le prendesse una appresso all'altra, ma bensì se le pigliava tutte quante insieme questo fetentone. Beh, Mister Romenko, un po' di questo sporcaccione. Vabbè, insomma, era uno adesso che sta lì seduto sotto la grondaia. Quello è un monumento bellissimo. Sotto la grondaia. Che grondaia? Quello è un altro pisolare. Mentre le automobili scorrono dentro al traffico di Piccadilly Street. 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 Amici ascoltatori, sulla tomba del sulla tomba del marinaio non fioriscono le bizzeffe, le rose. Sulla tomba del marinaio non c'è neppure un fiorellino, solo una piccola gabbiana stanca appoggiato le sue vergini lomba. Ma che confusione fa con questa maledetta Carmine! Carmine! Anche Carmine Lodi!
se l'è portato. Si è nascosto tra l'erbetta e quel fedentone di Carmine. E quindi non ce l'abbiamo più con noi. Amici ascoltatori, un giorno un saluto. Là. Ciao. Je vous salue en francais. No, è meglio in inglese allora. Ascoltateur e amici ascoltatrici. Au revoir. E sta bene. Si conclude.